Ciao ragazzi, sono Ricky, oggi siamo tornati in un nuovo video, secondo episodio del tutorial su come creare un server roleplay di FevM. Oggi siamo tornati a grande richiesta perché oggi siamo tornati a grande richiesta, abbiamo superato oltre i 50 like, avevano chiesto solo 20 e quindi secondo episodio, probabilmente vi ripeto, ce ne saranno tanti se vedo il vostro supporto. Questa volta arriviamo a 30 like per un prossimo episodio. Oggi non andremo a fare molte modifiche, ma vi dovrò spiegare un paio di cose per quanto riguarda l'immagazzinamento di dati. Ciò significa che dobbiamo far salvare al server quello che facciamo dentro di esso. Come ve lo spiego con degli esempi. Se noi ad esempio entriamo nel nostro server FVM e facciamo il nostro personaggio, noi potremmo usare il nostro personaggio normalmente, easy easy, noi tutto lì finisce, possiamo comprare le cose, il nostro server roleplay, già bello, bello e finito, possiamo comprarci la macchina, eccetera. Fatto sta che dopo l'uscita dal server roleplay, se non facciamo questo procedimento che vi sto per andare a spiegare, una volta rientrati avrete tutto resettato perché non avrà immagazzinato i dati salvati, quindi non avrà scritto il server su un database, perché è quello che faremo, che andremo a creare oggi, un database con phpMyAdmin. Quindi, in breve, oggi andremo a creare un database con phpMyAdmin, con XAMPP. E vi spiegherò come iniziare ad immagazzinare i dati del vostro server FVM. Naturalmente nei prossimi episodi andremo a collegare gli script che inizieremo a mettere nel server nel phpMyAdmin, però questo procedimento ci serve appunto per i prossimi episodi. E che vi ricordo, a 30 mi piace, uscirà il terzo episodio. Allora, per iniziare appunto questa parte di tutorial, dopo i preavvisi dati prima, possiamo iniziare con questa parte di tutorial. Naturalmente vi lascerò il link del sito in descrizione, basta che scrivete XAMPP così e lo trovate qui. Questo link ve lo lascerò in descrizione. Primo link. Voi scaricherete la versione che è per il vostro sistema operativo, ma si suppone stiate usando Windows, perché mi sa che FVM per le altre cose non c'è, a parte forse per Linux. Però noi naturalmente andremo a schiacciare il bottone XAMPP per Windows 7.4.4, attualmente la versione che c'è, quindi schiacciamo e vi inizierà il download in basso a sinistra. Aspettiamo. Ok, una volta che vi avrò finito di scaricare, basta che lo aprite e fate l'installazione. Adesso vi spiego che cosa fare durante l'installazione, perché ci sono delle procedure da fare. Vi dirà benvenuti, farete next. Allora qui dovrete scegliere solo quello che sto per scegliere io. Vi servirà solo MySQL, quindi questi FileZilla, Mercury e Tomcat li potete togliere. Qui in Programming Languages potete togliere Perl. E qui in Program Languages potete togliere WebAlyzer e FXSendMail. Quelli che dovete avere attivi, oltre a quelli che non si possono disattivare, sono MySQL, PHP e phpMyAdmin. Andiamo in Next. Scegliete una locazione per installare, io andrò a scegliere la D. Andate avanti, qui vi dirà cose da togliete, avanti, avanti, e inizierà a installare XAMPP. Ok, dopo aver finito vi dirà do you want to start the control panel, noi lo avviamo. Scegliete la lingua statunitense. Una volta dentro vi troverete in questo menu che sarà il control panel di XAMPP, e quello che dovete fare è startare Apache e MySQL ogni volta che lo aprite. Questi qui devono essere startati. Una volta fatto ciò, dobbiamo andare nel control panel. Per andare nel control panel dovete andare in MySQL e premere admin. Vi aprirà questa finestra sul vostro browser predefinito. Questa sarà la nostra il nostro control panel di phpMyAdmin, dove si salveranno tutte le informazioni, verranno scritte dal nostro server FVM quando appunto c'è bisogno di scrivere. Se ad esempio noi compriamo
una bottiglietta d'acqua, ci segnerà qui dentro che il player X ha una bottiglietta d'acqua. Se non avete il database attivo, voi comprate una bottiglietta d'acqua e non scrive da nessuna parte, non vi troverete mai la bottiglietta d'acqua perché non c'è scritto da nessuna parte. Quindi il server FVM prenderà come dati di salvataggio questo qui e quindi comunicheranno in parallelo. Allora, vi configurerò il nostro database. Basta andare su database, qui. Andare a creare il nuovo database. Lo chiamiamo, attenzione, lo dovete chiamare tutti così. Essential mode. Questo lo lasciate invariato e lo creiamo. Questo sarà il nostro database dove saranno contenute tutte le nostre cose. Naturalmente il database si arricchirà molto quando andremo a inserire nuovi script che naturalmente comunicheranno con il database. Ad esempio, lo script dei lavori terrà tutto un database, una tabella con i lavori, quindi i settaggi dei lavori. Ad esempio, per settare una persona bisogna scrivere nel gioco set job, ID della persona, nome del lavoro. Nome del lavoro naturalmente lo va a prendere dal database e il grado lo va a prendere sempre dal database. Quindi, se non ci fosse il database, non ci sarebbe nessun set job. Quindi, io naturalmente oggi, per oggi mi fermo qui. Oggi era un episodio un po' particolare su come configurare il nostro database. Vi ho spiegato un po' come andrà a funzionare. Nel prossimo episodio inizieremo a inserire tutti gli script base per creare un server RP e poi nei prossimi andremo a inserire gli script più avanzati. Naturalmente io vi ricordo di attivare la campanella per non perdervi nessun episodio. Metterò anche una playlist di questi episodi di tutorial per creare il server roleplay. E naturalmente vi ricordo che se volete un prossimo episodio arriviamo a 30 like. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi nessun altro video. E noi ragazzi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.